Stiamo per assistere alla cerimonia del tè. Questo è il piccolo giardino con tanto di carpa. Una deliziosa sala da tè decorata da Uemura Tsuchi, il maestro dell'arte giapponese, come sua dedica. Fu restaurata nel 1995 e questi ambienti risalgono al periodo Edo. Qui assistiamo alla lezione di cerimonia del tè e la studentessa è una gentil signora di ben 85 anni. Gesti minimi, rituali decisamente ripetitivi. L'allieva ha un momento di incertezza e la sua insegnante le indica quali sono i giusti movimenti per questa cerimonia. Italia, prefecture, Venezia o Roma. La lezione dura 20 minuti, ma solo per noi occidentali, perché la cerimonia del tè richiede un'ora e mezzo di tempo. Ed ecco arrivato il momento di degustare il tè con il tipico dolcetto giapponese. La cerimonia del tè dà una sensazione di misticismo profondo e andiamo a visitare il resto della casa, che comprende tre stanze, un altare buddista e una stanza dell'acqua. Risale al periodo Meijin ed era la casa studio dell'imperatore Kosakura Machi. Ovviamente l'imperatore si deliziava di questi splendidi giardini. Un brevissimo saluto alle insegnanti della cerimonia del tè, ma noi sperimentiamo anche come fare il tè a Uji. L'insegnante molto attenta indica all'allievo il giusto corretto modo per macinare queste foglioline finissime del tè verde. Il movimento deve essere in senso antiorario. Finalmente, dopo circa 20 minuti di questo movimento, si arriva ad avere una polverina delicatissima verde. In questa sezione invece si fanno varie miscele di tipi diversi di tè. Infine arriva il momento in cui il tè, la polverina di tè con l'acqua calda, viene energicamente sbattuto come un uovo per poter creare una vera e propria schiuma e infine viene degustato con un delizioso dolcetto, sempre a base di tè.